Il 1956 è stato un anno ricchissimo di eventi. Basti pensare che il 25 luglio il famosissimo Andrea Doria, transatlantico che stava navigando alla volta di New York, affondò, collidendo con una nave mercantile. L'8 agosto, a Marcinelle, scoppia una miniera di carbone. È una tragedia. Perdono la vita, infatti, più di 200 persone, tra cui 136 italiani. Ma il 1956 è anche l'anno di uno dei film più divertenti di tutto il secondo dopoguerra. Stiamo parlando di Totò, Peppino e la Mala Femmina. Sì, signori. Totò e Peppino De Filippo ritornano a voi nel film più divertente dell'anno. Ma a me qua mi manca il denaro, mi manca, mi manca. Com'è possibile? Ma com'è possibile? Dove lo tieni? So io dove ce l'ho, ma qua mi manca. Io c'avevo 1 milione. Beh? Adesso sai quanto mi rimane? 700.000 lire. Si vedono, no? Quello è un pacco da 700.000 lire. Ecco sullo schermo le esilaranti peripezie dei nostri due eroi alle prese con un vicino poco socievole, con un trattore ribelle, con un nipote inesperto e con la mala femmina. Mi riesce di capire a che categoria di donna appartiene lei? A livello musicale, il 1956 è forse l'anno in cui Elvis Presley, il re del rock and roll, fa uscire i suoi brani più famosi. And now, ladies and gentlemen, yes, that's right, Elvis Presley. Due su tutti, Blue Suede Shoes e Hound Dog. You ain't not gonna... Saltando di palo in frasca e arrivando all'argomento che più ci sta a cuore, il 1956 è l'anno che vede la produzione di quella che forse è l'arredo più iconico di tutto il Novecento. Stiamo parlando della IMS Lawn Chair. Questa lawn chair è apparsa per la prima volta in pubblico nello show televisivo della NBC Arlene Francis Home Show, proprio nel 1956. Da lì in poi, un crescendo di popolarità e fama, tra massicce campagne pubblicitarie e comparsate in decine e decine di film. Realizzata in compensato modellato e pelle, è stata progettata da Charles Ray Eames per l'azienda di mobili Herman Miller. Battezzata ufficialmente Eames Lawn Chair, è stata la prima poltrona progettata per un mercato di fascia alta. Nata con il desiderio di creare una sedia con l'aspetto caldo e recettivo di un guanto da prima base ben utilizzato, è in produzione sin dalla sua introduzione nel secondo dopoguerra. Accoppiando una pelle morbida e invitante con la forma elegante del legno modellato, questo set è stato il culmine degli sforzi degli IMS. Interamente assemblata a mano con parti completamente sostituibili, l'intramontabile poltrona IMS è costruita per durare una vita. Considerata a livello planetario un classico del design, fa parte della collezione permanente di tantissimi musei, dal MoMA di New York al Museum of Fine Arts di Boston, solo per restare in territorio Stelle e Strisce. Apparsa accanto a personaggi del calibro di Muhammad Ali, Bill Gates e Steve Jobs, se ne trova un esemplare nel nostro negozio di Cambiago. La nostra poltrona è prodotta dai CF Italia negli anni 60 e 70, ed è senza la fida ottomana, tuttavia in ottime condizioni. È in esposizione in negozio, quindi non vi resta che venire a provarla. Alla prossima!